Negli ultimi anni la terapia delle malattie ematologiche è stata rivoluzionata grazie a numerosi farmaci che sono stati introdotti in commercio che si discostano in maniera significativa rispetto alla tradizionale chemioterapia che usavamo, che in parte usiamo anche oggi, che colpisce sia le cellule normali che le cellule patologiche. Tanti effetti collaterali tipici delle chemioterapie, che sono la caduta dei capelli, i disturbi gastroenterici, quindi il nausea e il vomito, vengono ridotte grazie all'introduzione di questi farmaci di nuova generazione che colpiscono selettivamente le cellule tumorali. Il paziente ematologico ha bisogno, dal punto di vista assistenziale, di un'attenta presenza infermieristica che lo accompagni per un percorso che non è un percorso facile, è un percorso impegnativo, è un percorso lungo. Dentro questo percorso il paziente necessita prevalentemente, oltre che di un'assistenza di carattere infermieristico, quindi tecnico, anche di un'assistenza umana e di un'assistenza sensibile a quelle che sono proprio le problematiche del paziente ematologico. Negli ultimi anni l'unità operativa di ematologia ha messo in cantiere tutta una serie di trattamenti di tipo sperimentale che rappresentano un'occasione, diciamo, unica per molti pazienti affetti da malattie oncoematologiche che non sono trattabili con terapie tradizionali, perché permettono di portare terapie nuove direttamente dal laboratorio alla pratica clinica. La cetometria è una metodica molto rapida, sensibile, che permette di andare a capire, in caso di patologia, la natura delle cellule del clone che caratterizzano appunto quella patologia per l'inquadramento diagnostico e prognostico. Inoltre, tipizzare, ovvero andare a evidenziare le caratteristiche del clone patologico, ha un ruolo fondamentale nel seguire l'evoluzione della patologia in seguito ai trattamenti. L'innovazione terapeutica ha portato una serie di vantaggi in termini terapeutici, per cui in alcune malattie noi siamo in grado di raggiungere delle sopravvivenze di 5-10 anni e talora delle guarigioni anche nel 90% dei casi. Ad esempio, in alcune varianti di leucemia acute, come la leucemia acuta promielocitica, circa il 90% dei pazienti, pur subendo delle terapie molto importanti e significative, raggiungono una guarigione. A Cremona noi effettuiamo i trapianti di midollo osseo autologo, vale a dire praticamente che il midollo è il midollo dello stesso paziente che viene curato e che dona a se stesso le cellule staminali periferiche. Il concetto è quello di consolidare una risposta che si è ottenuta precedentemente con la chemioterapia. L'utilizzo delle cellule staminali permette quindi un recupero ematologico completo, una restituzione dell'integrità della capacità di fabbricare le cellule del sangue e una chemioterapia che altrimenti non avremmo potuto fare e che è volta ad ottenere la guarigione del paziente. La maggior parte della nostra attività di trapianti di cellule staminali è finalizzata al trapianto autologo, ma facciamo anche raccolta di cellule di midollo a fini allogenici per soggetti affetti da malattie tumorali in altri centri che necessitano midollo e che hanno un donatore nella provincia di Cremona. Invito tutti i potenziali donatori dell'area della provincia di Cremona a donare, a mettersi nel registro ADMO e donare potenzialmente il loro midollo per poter salvare delle vite.